A Pineto serata piacevole, all'insegna dell'amicizia, gambe pesanti, pochi spunti, in realtà tutto nella norma. Qualche preoccupazione, Tabi Kapo, il centrocampista ivoriano, non ha giocato, infortunio muscolare da valutare. Insomma, tra gli obiettivi di mercato non solo due esterni d'attacco, ma dopo le partenze di Brugman e Canutè anche una mezzala, così come sottolinea al microfono di Enrico Giancarli il presidente Daniele Sebastiani. Con molta probabilità servirà una mezzala perché con l'uscita di Brugman e purtroppo l'infortunio, speriamo non grave, di Tabì, saremo contati, e quindi considerando che Melegoni sarà pronto diciamo dopo il 15 di settembre, Ciocev arriverà come rinforzo, ma nel frattempo dobbiamo comunque fare il girone d'andata, e quindi sicuramente una mezzala per numero ci vorrà. Pescara imballato, Pineto più brillante, l'11 del primo tempo castrati, tre pali, Balzano, Bettella, Scogliamiglio e Del Grosso in difesa, Ventola, Palmiero e Busellato a centrocampo davanti, prima di Brunori, esterno sinistra del tridente, completato da Tumminello e Galano. Per contro l'ex Epifani si affida al 4-2-3-1, Sciba tre pali, Cissé e Marini sulle fasce, Pepe e Orlando centrali di difesa, Amadio tra i migliori e Marianeschi nel cuore del reparto nevralgico, il meglio in attacco, tanta qualità con Sarrizzo, Alessandro e Massa sulla tre quarti, tutti e tre alle spalle del brasiliano Pippi. Ecco le azioni salienti. Chiamato centralmente in causa Ventola, serie di finte, Ventola il suo destro, la grande parata, la grande risposta di Sciba, primi applausi. Brunori il destro e la palla sfiora il palo, va a prendere posizione sulla tre quarti, quasi un 4-2-3-1, attenzione Busellato per Tumminello e la sinistra rete, un diagonale nulla da fare per Sciba. Pescara in vantaggio al minuto 18, ancora Sarrizzo, serie di finte, raddoppio di marcatura, entra in area Sarrizzo, grande giocata, il suo sinistro centrale, nessun problema per Castrati, applausi del pubblico, bravo Sarrizzo. Poi Marianeschi, da questi a Stefano Amadio, subito la verticalizzazione, attenzione il destro rete, Alessandro, ha pareggiato il Pineto, tutto questo al 30° minuto, parte il traversone troppo lento, colpo di testa di Stefano Amadio, poi Del Grosso, la finta, il sinistro, la palla termina fuori, però apprezzabile questa iniziativa di Cristiano Del Grosso. Gennaro Scognamiglio parte il suo lancio in profondità per Brunori, il destro, respinta del portiere del Pineto. Pineto schierato secondo i canoni del 4-2-3-1, attenzione ad Alessandro, il suo destro, e vola sulla sinistra il portiere Castrati, va a sventare la minaccia. Palla in mezzo, attenzione, pericolo per il Pineto, e c'è il gol. Il gol del Pescara, 2-1 Borrelli, si è girato e ha infilato l'incrocio dei pali alla sinistra di Remo Amadio, finisce 2-1 per i biancazzurri. Presidente Sebastiani, intanto un commento flash sul test contro il Pineto. Una bella partita, sicuramente il Pineto è, in questo momento è più brillante del Pescara, a parte che ha dei ragazzi. Quest'anno hanno preso dei ragazzi veramente validi, ci sono 3-4 elementi con una tecnica sopraffina, a me piacciono quei tipi di giocatori. Noi siamo abbastanza anche pesanti perché comunque il lavoro che stanno facendo è abbastanza duro, però si sono viste delle buone manovre, delle idee che sono quelle che poi devi sviluppare per poter essere pronto all'inizio del campionato. Sottil, oggi Montella ha detto mi piacerebbe lavorarci, cosa significa? Cosa significa? Il giocatore della Fiorentina, quindi lui e l'allenatore decidono loro. Se ha detto così, evidentemente cercherà di trovargli anche spazio. Sottil ha fatto un precampionato di altissimo livello e quindi probabilmente loro ci punteranno. L'ultima la spendiamo su Marras, oggi non era presente a Pineto, un indizio di cessione? Ma no, sono delle scelte poi tecniche che fanno gli allenatori. Marras è un giocatore che l'altro anno è arrivato a Pescara, ha fatto tante partite, quest'anno c'è un nuovo allenatore, se il nuovo allenatore ritiene che
fa parte del progetto, per noi c'è un altro anno di contratto, può stare tranquillamente a Pescara, diversamente il ragazzo magari si guarderà anche intorno. Epifani, commento a questo test, sempre una partita di livello importante, no, contro il Pescara? Ma la partita di livello per noi è molto importante, credo che i ragazzi hanno fatto bene, e ho visto delle cose molto positive, anche quello che stiamo provando in questi giorni che scendiamo dal ritiro. Sono contento perché la squadra ha avuto anche una buona personalità a giocare contro il Pescara. Con la qualità che hai lì davanti nel tuo 4-2-3-1, particolare con Alessandro, questo è un Pineto che può e deve puntare in alto, Massimo? Ma noi non ci nascondiamo, sicuramente dobbiamo fare un campionato importante, e l'importanza lo sapremo a Pasqua, dove ci troviamo e come abbiamo lavorato durante l'anno. Sicuramente stiamo lavorando per presentarci a questo campionato per fare qualcosa di importante. La società cosa ti ha chiesto? Ma di fare un buon campionato. Il presidente qui si lavora in maniera straordinaria, il presidente chiede di fare un buon campionato, la valorizzazione dei giovani, che ci stiamo lavorando tanto, e noi lavoriamo per questo, ma sicuramente la squadra sta crescendo e mi piace come sta venendo fuori.